ZFT, due prima, due macchine. Plot. Lavorate con me. Enzo, per favore, fermi ragazzi. L'abbiamo fatta. Silenzio. Datemi una monetina. Vi faccio guardare un film. La trama di Mamma o Papà? La trama di Mamma o Papà è... Non la so. Non la conosci? Ma come, non l'hai ancora... No. Dopo, a fine film, ecco, Antonio, ancora... Ma neanche io ce l'ho chiarissima. Comunque provo ad andare per, insomma, per grandi linee. Il film parla di due genitori che... Che divorziano. Sì, si divorziano, però nessuno dei due vuole... Tenersi i figli. Perché allora, sono delle bestie e allora ci mandano di qua e di là, ci stratonano su e giù, in giro, avanti e indietro. Però che mi dici di partire una se poi mi rubi il posto? È la storia di due persone molto per bene, una bella coppia. Siamo una coppia felicemente in procinto di divorziare. E lo fa in maniera molto civile, con grande equilibrio. Meglio separarsi al massimo della carriera che fare un tour di troppo. Sappiamo gestire bene i nostri tre figli, però non abbiamo ancora comunicato loro che abbiamo questa intenzione di divorziare, però di farlo veramente con grande civiltà, con grande dignità. Misura, dignità. Questo equilibrio a un certo punto si rompe. Lo vedo con una... Con una infermiera, il mio ruolo è nel film è quello... che mi si addice, un grosso professionista, un ginecologo che ha... Perché ti che ha de... Ma perché avendo, come dire io, ormoni abbastanza felici e gioiosi, ci puoi fare una pepata di cozze, quindi a un certo punto lui ha questo contatto con l'infermiera, lei reagisce da vera donna, da vera professionista. Sì, ma non tanto per la gelosia quanto per il fatto di non essere stata avvertita. Allora, scusate, chi parte? Io. Io. E chi accudisce i vostri figli? Lei. Lui? No, guarda, io non capisco. Io voglio divorziare, subito. Anch'io. Beh, siamo qui per questo. Allora sì, sbrighiamoci. Bene. Prima facciamo, meglio è. Mi hai letto nel pensiero. Basta! Se non vi mettete d'accordo, saranno i vostri ragazzi a decidere. Il film è la storia della lotta, della guerra. Questi due personaggi per non avere l'affidamento dei figli. E per la prima volta c'è un rapporto con la famiglia, secondo noi, insomma, molto originale, perché così ci dà anche la possibilità, noi siamo prima di tutto spettatori, di spaziare, di trovare caratteri diversi e rapporti diversi con i figli. In questo caso i figli sono trattati, devo dire, non benissimo. Malissimo, diciamo. Malissimo. Ed è questa l'originalità di questo film, forse il primo caso di famiglia... Che ha come unico scopo quello di umiliare i propri figli. Ecco, noi questo vogliamo fare, vogliamo umiliare i bambini e lasciarli all'altro. Simpaticamente sempre. Simpaticamente facciamo tutte sempre. Queste cose orribili, simpaticamente. In maniera simpatica. Con un finale, insomma, piacevole. Simpatico. Con un finale simpatico. Non avete mai visto la placenta? È come un grosso fegato di vitello. Bella, eh? Ma la riporto la via. Il cuscino sotto la testa, poi, Antonio? Lo metti sotto così, esatto. Sono a Shanghai, ma non è proprio Shanghai, è più Sydney. Sono in un hangar, ma non è proprio un hangar, è più un hotel tipo 2 stelle. Fa caldo, molto caldo. Mi batte forte il cuore. La vecchia mi sale sopra. E mi ricorda che non ho portato Giulietta a scacchi. Ma la vecchia non è più una vecchia, è diventata un cavallo. E io c'entro dentro, entro dentro le viscere del cavallo. Ma non sono Leonardo DiCaprio. E il cavallo dove sono entrato non è più morto. È vivo. Si gira, mi guarda. E ha la faccia di tua madre, Matteo, di tua madre. Continuo a massacrare i figli, insomma, da parte di questi due genitori. Vai, figurazioni! Stop! Stop! Cosa hanno mangiato? Non è una domanda difficile. Cosa hanno mangiato? Quindi è una cosa che proprio
Poi non vi racconto il finale, allora cosa se guardare il film se vi racconto il finale? Ci siamo divertiti in tante occasioni. Ci sono quei momenti dove insieme si crea, boh, per una questione proprio di combinazione e di intesa, quei momenti dove si ride anche per niente. Soprattutto per me, quando stiamo girando con Antonio e succede che Antonio a un certo punto inizia a ballare e si scatena. Ciao bello, balli! Prendi da sotto, la mettiamo qua in modo che faccio proprio questa. E da qua ti puoi alzare e ti piani addosso. Va bene? Va bene. Vieni qua, computer. No! La scena del film più divertente è quella dove porto mia figlia in un locale di lap dance. Ormai sei grande, devi imparare a conoscere le abitudini di tuo padre. Non è che per caso hai 20 euro che ti ho dato ieri sera per il cinema? Perché? Io ho trovato divertente essere ancora viva dopo la scena in cui distruggo un amorino appena nato di mia figlia, perché vado alla sua festa e gliela rovino sostanzialmente facendo, ubriacandomi e fumando di una cattiveria questo film. Canne. Pina, possiamo bere lui? Bevi bene tutto. Come va? Come la trovi? Perché lei si preoccupa del seno. Mamma! Ha paura. Aspetta. Che le venga come il mio. Però in fondo è andata così male, no? Mamma, smettila! Guarda! Smettila! Oh, mamma mia, voi ragazzi siete così ossessionati dalle apparenze e dalle misure. Ora non so quali siano le misure. Qualcuno ha un centimetro qua! Guardatela! Scusa Paola, aspetta, se lo puoi avere un attimo? Sì, con la camicia. Grazie. Però sono contenta di non aver avuto un infarto, perché poi ho dovuto ballare moltissimo in una festa di adolescenti dove avevano naturalmente tutti una grandissima energia che dovevo sostenere e anche superare. Ecco, sono ancora qui e questo mi rende felice. Ciao bello, balli. Lavorare con Paola è stato difficilissimo perché non ha il senso comico, non ha il senso drammatico, non ha il senso cinematografico. È stato facilissimo perché Paola è nata per fare questo lavoro, cioè Paola ha questa grande capacità rara, quella di una donna bella come lei, ritrovarsi anche capace di prendersi gioco, capace di trasformarsi, capace di in maniera generosa vivere quel momento, vivere quella situazione, in questo caso comico, divertente. Ed è stato piacevole perché è una grande professionista, è puntuale, è sempre pronta, è disponibilissima e questo è molto bello. Aspetta. Vai, mettila di fianco, una di qua, brava, forte e sicura. Aspetta a uscire, eh? Sì. Ok, presa, ce l'ho. Tieni la testa, Paola. Zitti, è buona. Pronti? E? Sorridente. Vai, azione. È un cucciolo di gallina. Che tenera. Chiudi. Mi ha cagato addosso? Lavorare con Antonio era il mio desiderio. Adesso... Sì, anche per età. Lei ha detto, sono cresciuto con le tue gag. No, non è vero. Di questo no, anche. Avevi pochi anni di vantaggio che però per me erano un bel punto di riferimento. Perciò era mio desiderio, ci sono riuscita, quindi evviva. E ho trovato una persona orribile poi, come potete vedere, al mio fianco. E perché poi è inutile dire, no, ci vogliamo bene, certo, non ci crede nessuno. Non ci crede diciamo nessuno. La verità, noi non ci scambiamo anche dei gesti d'affetto. E tac. Ecco questo, noi più di questo non siamo proprio molto accordati, diciamo, a quello che è lo spirito del nella vita elementari, ma nel lavoro. Mamma mia. Nicola, ti faccio male. No, io non...
non me ne rendo neanche conto chi sono. È come se fosse mia mamma e mio papà, vero? Non cambia niente. Ah, secondo me sei simpaticissimo. Beh, simpaticissimo. Dai, 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 che poi sei bellissimo. Tutto rasato. Ti toglierà qua, no? Come sono perché battute? Perché sempre più... Le battute? Vedi, Rick, Riccardo. Metti le mani... Perché uno? Perché un mamma? Ma non niente, niente. Ma è normale che sento aria? No, ma poi si aggiusta. Guarda, ti lo puoi proprio mascherare. Va bene? Dai. Lo puoi mascherare. No, non è vero, lo sento. Vai. No, okay, è perfetto. molto carino. Però non è una cosa orribile. Volare con Riccardo Rimani è piacevole. Lui è un panzer, proprio è un caterpillar, perché non molla, come si dice, non molla un crostino. Però... Come sentite questo? Con le idee chiare tutto ti rasserena, perché le idee chiare ci sono e si lavora e non si finisce mai in anticipo, perché fino all'ultimo giustamente si deve provare, si deve riprovare, si deve ottenere il meglio. Ci prepariamo a girare. C'è un'attenzione in più, ecco, questo solo per quello che perde un tempo. Anche un ufficio di cinismo può dire. Fa una cosa che fa arraggiare, fa una cosa. Vai degli schizzi. Sentite, Armito, appiccicati sporchi, capito? Riccardo, sì, è molto realistico. Sì, anche per un minimo centimetro. Marianna, spostati proprio a destra. Magari anche poteva evitare di rasarmi, però. Allora, per far sì che lui si veda un pochino, bisogna tagliare più qua. No, basta. Sì, tanto devi fare questo, devi fare già più avanti, un pezzetto più indietro, non so, forse un pezzetto più avanti di te. Se non è stare sempre al centro, in mezzo, vedi così, no? Ok. Così, capito? Becca? Guarda. Ok, sempre al centro così. Ok. Poi il dialogo continua a farlo così. Più stai avanti qua e più sei indietro, che per noi è un problema. Se tu stai avanti, e qui è... per me è meglio. Io cosa posso dire? Posso solo dire Riccardo Milani è mio marito. Quindi, capite che... Fate voi. Diventa anche quasi drammatico, quotidianamente, dal lavoro. 24 ore su 24. Che gocce usi? Bene, è un grande professionista, si fa solo l'orario continuato. È un uomo meraviglioso. Dolcissimo. Sì, dolce. Però proprio determinato. La sua caratteristica principale è la dolcezza. Sì, lei ha dei lividi, ma non è... Sì. Quindi continua a scivolare. Leggo il gobbo nel frattempo. La dolcezza, sì. Un caro, una carissima persona.